Senta, ma secondo lei Epifani davvero rimarrà solo 8 mesi o potrebbe poi rimanere? Oggi eleggiamo un segretario che sarà il segretario a pieno titolo. È un segretario di garanzia che deve condurre il partito al congresso che terremo nei tempi previsti entro ottobre. Lei si candida per il congresso? Al congresso, sì, penso di sì. Buongiorno. Laura. Regalo. Davvero? Poppato, cosa ne pensa di questa scelta il giorno prima dell'assemblea di Epifani? Sì, in realtà l'assemblea di oggi a questo punto serve per ratificare un nome che è già stato scelto altrove e quello che chiederemo ad Epifani è per fare che cosa, naturalmente. La cosa importante non è sapere chi fa questo traghettamento, ma dove ci porta. Si continua a scegliere i nomi altrove, questa è la grande critica che fa la base. Sì, diciamo che questa non è una buona abitudine ed è bene anche da questo punto, anche se comprendo in questo momento avevamo bisogno di un reggente, però onestamente magari una discussione su qualche nome piuttosto che su uno solo, senza nulla togliere alla qualità di Epifani. Noi abbiamo fatto un casino. Anche oggi Concia sul metodo, però viene indicato il nome il giorno prima e voi venite a ratificarlo. Sì, infatti a me mi fa anche abbastanza... Così, anche tenere, insomma, così, insomma, noi per giorni e giorni sui giornali si fa una caciara, si dice che si paventa qualsiasi, anche la stessa Puppato, adesso pim pum pa, ma non succede niente. Siete così cortesi, se fate per bene parliamo dopo, se no non parliamo neanche dopo. Cortesemente, dai, con attenzione. Se le ho appena detto, cioè, non parli, ragazzi, scusate, no, ragazzi, per cortesia, ci lasciate stare il piacere, grazie, dai. Ne prego, perché palla. Matteo! Ragazzi, fermo! Cercheremo di capire quali sono le ragioni per le quali i capi del partito, possiamo chiamarli così, hanno deciso di candidare al compito di traghettatore Epifani, e bisognerà capire se lui ci sta a questo ruolo di camerlengo, cioè perché mi auguro che oggi si apra il congresso, cioè che oggi sia il giorno in cui non si prendono decisioni di particolare importanza, ma si apre il congresso che deve stabilire se questa alleanza con il PDL dà vita a un governo d'emergenza e di servizio, come io mi auguro. Congresso libero, aperto, in cui non ci sia nessuno che è candidato da qualcun altro. Già leggo che ci sono candidati con un nome dietro. Speriamo che ce ne siano senza nomi, alle spalle, con una proposta politica. E Epifani cosa ne pensa? In totale continuità con quello che è successo nelle settimane scorse, sarà per l'ultima volta una scheda bianca. Ne ho fatte un po', mi pare che oggi ce ne sarà qualcun'altra, diciamo, oltre alla mia. È l'estremo tentativo della dirigenza nazionale di salvarsi? Ma no, è l'estremo tentativo di trovare una soluzione all'interno di una ristretta cerchia di persone che sono quelle che hanno scelto di fare tutte le cose che avete visto. Niente. Squadra che perde non si cambia. Beh, si cambierà il congresso, speriamo, la partita sarà proprio quella, però vedo del resto che anche Renzi è d'accordissimo oggi, quindi insomma, siamo rimasti, gli schieramenti sono cambiati, mettiamola così. Dai, cosa pensa di Epifani? Sarà il traghettatore giusto? Penso di sì, spero di sì, lo aiuteremo a farlo naturalmente.